inizio al quinto congresso, al quarto congresso, al quinto congresso dell'Associazione Radicale Abruzzo. Dunque, ciascuno di voi ha preso visione della proposta di regolamento del congresso e quindi potete eventualmente presentare delle mozioni, diciamo, degli emendamenti a questo regolamento. Dopodiché potremo dare inizio alla presentazione delle varie mozioni e degli interventi da parte di chi vorrà iscriversi a parlare. Dunque, Presidente, ci metti l'ordine del giorno. Ok. Allora, l'ordine del giorno è il seguente: approvazione del regolamento, relazione degli organi dell'associazione, dibattito generale, approvazione dei documenti congressuali e rinnovo degli organi. Dunque, l'ordine dei lavori è il seguente. Vabbè, siamo un po' in ritardo. La presentazione dell'ordine dei lavori e del regolamento, come abbiamo detto, è quella che io lui ha sotto gli occhi, sono tre pagine di articoli. Li diamo per letti. Qui se non ci sono altre obiezioni possiamo, se non ci sono mozioni particolari rispetto a questo aspetto dei lavori, possiamo andare avanti. Dunque, sarebbe stato il momento di far intervenire il sindaco di Montesilvano, che è all'estero, però mi prega di portare a tutti il suo saluto. Mi avrebbe fatto molto piacere essere presente, anche perché sapete che in queste settimane abbiamo avuto modo di collaborare. Mi ha promesso che appena rientrerà avremo modo di fare qualche iniziativa, perché sapete tra l'altro che il sindaco di Montesilvano si è iscritto a Radicali Italiani, quindi è uno dei pochi sindaci italiani al movimento italiano in realtà. E quindi se la, credo che la presidenza voglia questo punto di degli organi. Certo. Le cose la segreteria le cose questo qualcuno che ha la mia di portare una seconda la vita è come mai passare è rimasta sempre lì. Non credo che se non si fanno le riforme, non credo. Come segretario che cosa ho fatto? Pochissimo. Avrei voluto fare delle cose, però visto il tempo, insomma, non sono riuscito a fare. Per esempio, avrei voluto occuparmi di Pontina Mare, perché poi mi hanno dato il nome di questo bellissimo pesce che vi dicono essere anche molto buono da mangiare. Per capire, senza preconcetti, senza pregiudizi, se per l'Abruzzo, io sono stato a Pasta e mi hanno portato da Palazzo d'Amos e mi hanno detto ma guarda un po', se noi domani mattina ci incontriamo con queste piattaforme, l'ambiente ne certamente ne risente. Io avevo iniziato a muovere, certo un ambiente importante, ma proprio, però non è che io sia pregiudizialmente contro, perché non so come devono strutturare poi queste organizzazioni, non lo so. E qui vorrei capire di più. Lascio al futuro segretario, se mai fosse interessato, di occuparsene. E questa è una cosa che davvero mi sarebbe piaciuto fare. Cosa ho fatto? Abbiamo con la Radicale Abruzzo, abbiamo cercato di raccogliere le firme, perché ho potuto fare io, ho contattato il coordinatore regionale del PDL, il senatore Piccone, che è stato lì alla conferenza stampa con il segretario Stabilini, e Piccone si è appromesso a raccolta di 50 milioni.
già un po' se mantiene la stessa parte. Per quel che ne so, nei nostri comuni probabilmente ci saranno delle sorprese, perché loro per chi hanno accordo nelle loro sedi hanno mandato nei comuni a sottoscrivere. Quindi io poi ho delle notizie in questo senso, speriamo poi non venga smentito. Queste riforme sulla giustizia, ma anche sui diritti civili, dal mio punto di vista, non è che sono necessarie, sono vitali per noi. Noi viviamo una situazione di guardia, di stagnazione sovietica, e lì poi porto a 89, l'Italia aveva portato. Quindi speriamo che il film di accoglierle e l'anno prossimo di poter poi andare a soldare a votare. Mi sono dimenticato di ringraziare all'inizio Alessio Di Capo, l'anno scorso, cioè quest'anno, proposto la mia candidatura a segretario, spero che non si sia pentito, vediamo un po'. Poi vorrei ringraziare Mario Paparello e Paolo Palombo, che in questo momento sono assenti, e abbiamo girato l'Abruzzo, delle film, addirittura siamo arrivati al programma di Perigno, una bellissima esperienza, quindi radicati che sono tornati nei paesi, anche lì siamo stati accolti benissimo, e qui c'è stata la presenza, molti direbbero sul territorio, perché ci piace dire dei luoghi, dei comuni. Poi c'è addio, vorrei fare un saluto, mi sono dimenticato te che devo scrivere le cose. Ho sbagliato data, i liberali per Avani sarebbero venuti volentieri, ma io avevo dato la data di domani, stamattina ovviamente nessuno la prova. Porto qui. Bisognerà vedere l'albergo che domani ci sono. Sì, ci penso io. E quindi i saluti dei liberali. Poi c'è Andrea, e poi lascerò al futuro segretario, lascerò questo appunto, che mi chiede di commemorare Antonio Russo il 16 di ottobre, l'anno della sua morte, con una manifestazione da tenersi possibilmente nell'ambasciata rossa a Roma, perché lui richiede Andrea, che va di partita, diciamo così, di Russo, ma proprio si è Russo. Quindi sarà il segretario, decidere. Poi infine, come vedete, sono stato brevissimo. I prossimi congressi di Riccardo Pozzo, questo è un suggerimento che mi permetto di dare, visto che da quando iniziamo a parlare con Roberto Di Masci, che anno era? 96. No, 96, prossimi anni. No, 2006. Ah, 2006, sì. 2006 ci sono tenuti sempre a Pescara. Quindi sembrerebbe un'associazione non di radicali Abruzzo, ma di radicali pescaresi. Quindi magari che so, Aquila piuttosto che Teramo, ce l'ha poi il segretario. Cosa vorrà fare? Magari non ti si parla. Stamattina non siamo non si parla. Io la geografia non è che sia più forte, insomma. Poi alla fine vorrei dire, dopo ringrazierò tutti coloro che ci hanno fatto da autenticatori, un fatto, come dire, per personale, dicono in alcuni luoghi, e cioè la candidatura, la mia, a capolista al Senato per la lista Ministeria di Giustizia e Libertà. Per quelli che mi hanno frequentato, di avere riportato i radicali in Abruzzo. Tenete presente che i liberali della Mani fecero il primo congresso nazionale sulla legge 40 2004 con De Grimes, c'era allora segretario dei radicali, c'era il attuale presidente del movimento per la vita e poi la signora della radicalità. Quindi per chi mi conosce dal 99, diciamo, quindi
sa che io non ho mai aspirato a candidarmi da nessuna parte, neanche mai alle elezioni. Certo, fui io, Dario Poerini, e buon testimone, a dire che la Puzzo e le prime si sarebbero raccolte, così è stato. Le abbiamo raccolte con qualche affanno. Mi ricordo che passai la serata, il pomeriggio, a chiamare tutti i sindaci, quasi tutti i sindaci dell'Abruzzo, perché le firme non erano corredate del certificato elettorale Monte, e quindi a telefonare in tutti i comuni che furono così disponibili, sia gli impiegati e anche qualche sindaco, a mandarci via fax direttamente all'Aquila i certificati mancanti. Il tutto si concluse, per fortuna, alle credo verso le 8:30 di sera, Roberto Pirati, con l'ultimo fax arrivato, guarda caso, a Canzano. E il sindaco dal suo ufficio mandò questi tre certificati elettorali. E non trattate ciò. Dunque, per quanto riguarda la mia candidatura, non ne ho mai chiesta, diciamo che mi è stata imposta, perché fui informato di questa candidatura da un giornalista della Mara. Io rimasi sorpreso, feci un paio di regolare, diceva adesso è tardi per togliersi perché bisogna partire con la contafirma, eccetera, eccetera, quindi non accettare. Ora questa candidatura da non mi è richiesta, addirittura poi mi è stata riprovata. Se ciò non è schizofrenia, vedete voi che cosa è. Tenete presente che poi gli unici manifesti, qui non è una mozione perfetta, non è assolutamente no. Gli unici manifesti che l'Italia ha dovuto affiggere, quelli rossi, mi furono donati dalla Pisciani Giochi, che fu una donazione davvero liberale. E perché qui c'era ovviamente il mio nome come committente. Poi accadde che fu nominato un triumvirato a Roma per controllare ciò che facevano i candidati. E lì qualcuno di voi certamente ricorderà Otter Lux, famigerato Otter Moscovita degli anni 30, anni stalinari, dove quando qualcuno bussava alla porta, era di notte soprattutto, era perché la tua vita era finita, tanti comunisti italiani che erano andati lì, vivevano con terrore, pensavano alla patria, il paradiso del socialismo, invece ancora la morte. Beh, insomma, questo era più o meno l'atmosfera che si respirava in questo periodo lì, la sede di Amnistia, Giustizia e Libertà. Dunque, non essendo io un masochista, visto l'impossibilità proprio di qualsiasi rapporto umano, ho preso e sono andato e ho fatto la mia parte elettorale per quel che sapevo e quel che potevo, a volte con Roberto, altre volte con altri, spessissimo da solo. Bene, la mia relazione finisce qui, se non prima. Ma vorrei ringraziare, citandoli quasi tutti, Antonio Di Renzo, consigliere comunale di Lana dei Pinigli, Luigi Ciaccia, consigliere comunale a Celaro, Luigi Lacinita a Sulmona, Franco Moroni a Francavilla, poi una splendida raccolta firme a Vasto, dove c'era l'onorevole Stefano, Sugliani, Prospero, Soria, presidente del consiglio provinciale di Chieti, Rispoli, e Gianluca Fusilli di Pescara. Questi ci hanno dato la mano. Barbara Doppia, ma Barbara Doppia, non credo, io però non c'ero e sto parlando dei modi che sono stati. Poi si sono attivati anche, sono stati anche a Lorenzano, Montorio, e devo dire anche Canzano, che è il paese natale. Grazie per aver avuto la pazienza di ascoltarmi. Dovremmo, avremo bisogno della creazione.
chiede, che però in questo momento non ancora non rientra, quindi diciamo, rimandiamo la relazione di questo video e dirò qualcosa invece io. Riguardo alla raccolta delle firme, Renato ha già esposto quello che siamo riusciti a mettere insieme in questi mesi per i 12 referendum. Voglio soltanto aggiungere che l'associazione si è mossa con veramente con molta, come dire, con molta buona volontà, riuscendo a portare a termine un lavoro veramente immane, perché dopo la raccolta delle firme c'è stato tutto il lavoro di bonifica di tutte le cose, i moduli, è stato un lavoro veramente defatigante, lungo, e di questo io devo ringraziare tutti quanti quelli che hanno concorso alla riuscita di questa operazione, e in particolare devo ringraziare ovviamente Alessio e Pina Venditori, che hanno passato le nottate a fare questa cosa qua, a organizzare il lavoro. Pina ha organizzato un foglio di calcolo che servirà, che spero sia servito ai romani, per procurarsi certificati elettorali di tutti coloro che hanno firmato presso i nostri tavolini, ma che erano fuori sede. E quindi questo è un lavoro che probabilmente farà la differenza nel conteggio delle firme. So che stamattina si era arrivati a 400.000 firme, ma che ancora parecchie, già contate, ma che loro avevano ancora parecchie pacchi, diciamo, ancora da ricevere, altri da aprire, quindi da contare, eccetera, eccetera. Quindi tra oggi e domani, tra questa sera e domani, sapremo che fine faranno i 12 referendum. Secondo gli ultimi conteggi, diciamo, facendo tutto in proporzione, dovremmo riuscire a portare a casa il referendum sulla giustizia, 4 dei referendum sulla giustizia. Per quanto riguarda il referendum cambiamo noi, probabilmente riusciremo a portare a casa quello sul finanziamento pubblico, ma è tutto da vedere. Gli altri sono veramente in crisi, diciamo così, sono in bilico, ecco, non voglio usare la prima parola. Riguardo il discorso su quello che è stato la nostra attività principale, cioè appunto il nostro impegno sui referendum, dati tra l'altro pochissimi mesi che ci hanno separato dal precedente congresso, che come vi ricorderete si è svolto in forma straordinaria nel mese di marzo. C'è un'altra questione che emerge e che probabilmente rappresenterà una parte consistente del nostro dibattito a seguire, che è rappresentata dai prossimi impegni politici della situazione, in particolare riguardo alle due questioni, alle due tornate elettorali. Questo è un discorso che ha avuto soltanto qualche piccola premessa, ma che dovrà essere sviluppato nei prossimi settimane. Non ho particolari cose da dire, da aggiungere rispetto a quanto già detto Renato riguardo alla nostra attività nei mesi scorsi, e passerei la nostra parola. C'è una presentazione. Io non ho ringraziato Pina, Dario, eccetera, perché ho ringraziato soltanto coloro che sono venuti con me a girare. Ripeto la pulsa di estremo nord, estremo sud, hanno detto che dava le periodi, estremo sud della pulsa, giusto? E basta, ma vabbè, posso accendere. È schiavi la pulsa. Vabbè, comunque era verso il Lazio e in provincia, quelle parti, ma so perfettamente che prima si è impegnata con la resettura.
certamente, i saluti e i ringraziamenti alle persone che non fanno parte dell'associazione, che comunque ci hanno dato una mano, sono comunque due cose, e quindi erano, diciamo, necessari. Allora, chiede la parola e nel frattempo chi vuole iscriversi agli interventi può farlo, adesso la stazione di Eleonora. E guarda, c'è anche quest'altro. Sente? Si sente. Dunque, io volevo, buongiorno, volevo integrare un attimo la relazione che hanno fatto Renato e Roberto. Prima di farlo volevo chiedervi una cosa che sembrerà stucchevole, ma sono convinto che non la considererete tale. C'è un ricordo, un applauso a Gino Maravigli, che era molto inutile ricordarlo. È un amico, un giornalista di Radio Radicale che, come dicevamo, uno spot, tra l'altro registrato la sua voce, ci ha dato la voce, no? Spesso le volte che Radio Radicale ci ha intervistato è stato proprio Dino a telefonarci e a chiederci di lasciare qualche dichiarazione. Volevo... Poi ringraziamo il TV che anche quest'anno è presente con Gianni Bracione a seguire i lavori del nostro congresso. Anche gli amici che ci seguono da altre regioni, ma che sono iscritti a Radicale Abruzzo di altre regioni, in particolare avete visto, vedete, in presidenza in quanto componente del Comitato Nazionale di Radicale Italiana, l'onora Palma Zoccolani, che ci onora della sua presenza anche in qualità appunto di componente del Comitato Nazionale, Alberto Zoccolan, c'è Antonio Grippo. Ora, fatte queste, fatemi anche aggiungere una cosa, la presenza di questi amici a mio avviso ha, oltre ad avere un valore chiaramente affettivo per noi, anche, almeno dal mio punto di vista, una valenza politica, perché almeno io credo che sarebbe opportuno fare quello che noi stiamo facendo, una sorta di rete delle associazioni, cioè di tenere queste associazioni in collegamento, perché spessissimo ci capita di muoverci sulle stesse iniziative. È capitato adesso in materia referendaria, era capitato qualche settimana prima la raccolta firme sulla eutanasia legale, sulla proposta di legge di iniziativa popolare sull'eutanasia legale, poi è capitato con la mobilitazione per le elezioni di febbraio. Ma dicevo, ritengo che sia importante che queste associazioni si muovano in collegamento, riprendendo anche, se vogliamo, quella che era una linea, una scelta politica che il Movimento di Radicale Italiana aveva fatto all'inizio del 2000, quando aveva puntato, ma forse di questo parleremo, come diceva Roberto, nella seconda fase del congresso, e adesso mi invito ad un'analisi di quello che è accaduto. Dicevo, qua la Radicale Italiana aveva puntato prevalentemente sull'associazionismo e anche sul partito online. Fa piacere incrociare lo sguardo di Antonio Lippo, che del partito online è stato un protagonista, avendo anche lavorato attivamente su quel fronte, sul sito di radicali.it. Ora, su quello che abbiamo fatto quest'anno, gli amici hanno detto tanto, io volevo, più nello specifico, ho preso qualche appunto per evitare di dimenticarlo, ricordare una bella iniziativa che Roberto Di Masci ha fatto proprio poco dopo l'inizio dell'anno radicale 2013 della Radicale Abruzzo, iniziato con qualche dato, assieme a Nina Welby e assieme agli amici dell'UAR, che in occasione della raccolta firme per la proposta di legge sull'eutanasia legale. Ringrazio, scusate, mi so di diventare veramente allucinato, ma devo farlo perché davvero lo merita, Diana, che è la coordinatrice provinciale, la provincia dell'Aquila, dell'UAR, tra l'altro UAR rappresentato anche da Alberto D'Ambrosio, che oltre ad essere nostro iscritto, lo è anche per quanto riguarda l'UAR. Quindi c'è un collegamento anche in questo caso organico tra le due associazioni. Cosa abbiamo fatto in quest'anno? Quest'anno abbiamo tentato di vitalizzare l'associazione che forse aveva partito un po' in questi ultimi tempi.
con un'attività che inizialmente è stata prevalentemente quella di dar sensibilità, con gli strumenti che un'associazione che non ha denaro può permettersi, comunità di stampa, utilizzo del sito internet in maniera più vivace possibile, e questo ci ha portato qualche risultato in termini di visibilità, in termini di passaggi, intensivi, ci ha portato qualche risultato in termini di iscritti, perché l'associazione è in Italia è un dato inedito, quindi in questi 5 anni di vita dell'associazione ha, mi potrebbe da dire, raddoppiato, diciamo che è passata da 10 a 20, aritmeticamente un raddoppio potrà far sorridere, sicuramente sono il primo a sorridere, ma sono anche consapevole del fatto che per noi è un incremento importante, perché è una nostra abitudine quella di essere iscritti militanti. Nell'associazione della Regione Abruzzo non sono iscritte le mogli inconsapevoli piuttosto che i fratelli defunti o chi so io, i papà distratti. Saremo forse solo 20, ma siamo 20 militanti, siamo 20 convinti di fare le cose di cui credono, che con i limiti di tempo naturalmente che hanno, cercano di mobilitarsi. Del referendum Roberto ha detto tanto. Come Radicali Abruzzo abbiamo raccolto quasi 1700 firme, mi pare fino a che il nostro cervellone non può aiutare, abbiamo raccolto quasi 1700 firme sui progetti che sono andati di meno, cioè su 4 perimetri di giustizia. Sono tante, devono essere di più, vi prego di considerare che noi non abbiamo il nostro identificatore, quindi come Renato non ha prima fatto molto opportunamente, abbiamo voluto contare sulla disponibilità di alcune persone, di alcuni amici che delle volte perfino rischiando le ire del partito di appartenenza. Renato sa qualcosa, tutti noi cerchiamo qualcosa. Consigliere comunale del Partito Democratico che si presta a fare l'identificatore per noi e qualcuno che si espone, visto l'atteggiamento di totale ostracismo che il PD ha avuto rispetto a noi. Ringraziamo l'assessore regionale Ruggero, l'assessore provinciale Ruggero, con il quale abbiamo fatto una delle tre, io credo, più significative iniziative in materia di questo momento di raccolta firme, che sono state le raccolte firme in carcere. Noi siamo stati nel carcere di Pescara, in quello di Chieti, in quello di Pescara. Abbiamo raccolto tantissime firme, probabilmente alcune di queste, se non addirittura parecchie, potrebbero non essere utili all'obiettivo finale, perché alcuni dei reclusi, lo sapete, naturalmente non hanno non godono dei diritti politici, ma credetemi, era tanta la voglia di partecipazione da parte di queste persone che hanno firmato comunque, e starà poi al momento della verifica appunto vedere chi effettivamente potesse esercitare quel diritto. Però è stata un'esperienza importante, perché abbiamo portato a casa l'affetto, abbiamo portato con mano l'affetto che deve ai radicali del mondo dei detenuti. Ti dico che per me è stata la prima volta, io sono stato in carcere, adesso solo professionalmente e questa volta in questa veste, l'altra veste, la terza, diciamo che adesso è scampata e spero di non conoscerla, però abbiamo incassato tanti ringraziamenti, tanti baci mandati con la Giovannella, a Rita Bernardini, e tante richieste di aiuto. Abbiamo toccato con mano quanto forse la mancanza di un garante dei detenuti in Abruzzo, che è una battaglia che ci ha visto impegnati per qualche anno, sia un problema sentito, e quindi è un problema che rilanceremo in quest'anno. Abbiamo visto all'Aquila che cosa significa il 41 bis, all'Aquila abbiamo incontrato 120 dei 130 dei 150 circa detenuti in complessivo in regime di 41 bis. È stata un'esperienza significativa, specie per le poche donne che sono in quel regime, vedere quanto capiscono quel regime. Aggiungo una cosa, forse meno significativa, ma dal punto di vista no,
abbiamo visto, e a me ha fatto tanto effetto con tutto il territorio che abbiamo parlato, abbiamo visto personaggi appartenenti a organizzazioni malavitose firmare il referendum e non firmare quello sulla legalizzazione delle donne. Forse questo può essere un motivo di pressione per chi delle volte pensa che la nostra battaglia sulla legalizzazione delle droghe sia sul proprio la storia che sarà l'ultima, in realtà i motivi sono sicuramente e pochissimi altri dati, ecco, ho già detto del Partito Democratico, in Abruzzo abbiamo visto l'aiuto sì del Popolo della Libertà, diciamo la verità, ci saremmo aspettati di più, almeno in provincia di Pescara, forse in altre realtà, in corso del Popolo della Libertà, ecco, Renato ci ha detto le esperienze che ha avuto in provincia di Chieti, per esempio, anche in provincia dell'Aquila, i dati dell'Aquila in realtà non li conosciamo, almeno io non li conosco perché non sappiamo quante di queste 50.000 firme, che non è esattamente un numero grandino, il senatore Pippone ci porterà, saremo contenti di portarsi in prendere. Sì, sì, no, ma lo ricordo che l'ho fatto pubblicamente nella conferenza che hai, alla quale hai partecipato e che hai ricordato. In provincia di Pescara il filiere si è mosso tardi, scusate, ma questo tocca di voi, si è mosso tardi, nonostante gli inviti precisi formati da parte nostra, si è mosso male, con scarsa organizzazione. Si è mosso con scarsa condizione, partendo in pompa magna, non si sa perché, su quattro quesiti, nella migliore delle ipotesi, su cinque quesiti del Partito di Giustizia. Forse dimenticavo che il signor Berlusconi ne aveva firmati 12, ma soprattutto dimenticavo che l'elettorato del PDL non è diverso dall'elettorato di qualsiasi altro movimento. Bastava, è bastato, come tante volte abbiamo fatto, amici con voi che visitavo con il PDL, bastava presentare tutti e 12 quesiti e per il PDL verificare che spesso tutti e 12, gran parte dei 12 veniva sottoscritta. Quindi una forma quasi di difesa preconcetta di temi che forse lo stesso risultato del PDL sembra non condividere. Io volevo dire solo questo su quello che abbiamo fatto quest'anno, è chiaro che tanto altro ci sarà da fare, credo che questo poi parleremo dei lavori, era solo per chiudere almeno da parte della, visto che ho qua adeguato la segreteria assieme a Dario Bolognini e a Pina De Gregorio, per chiudere il cerchio della parte della segreteria. Rendo la